2019, da non perdere una visita allo stand della Harburg nel padiglione 13, come al solito. Abbiamo con noi, a raccontarci un po' del mercato mondiale e italiano, Raffaele Abruzzetti, il direttore generale appunto dell'Harburg Italia. Come stanno andando le cose? Allora, diciamo che un po' in generale in tutta Europa, ma anche in Italia, il mercato non può seguire quelli che erano i trend degli ultimi due anni. 2017 e 2018 erano stati degli anni con una crescita continua, in particolare anche per Harburg, quindi sicuramente quest'anno non ripeteremo i numeri degli anni precedenti. Per quanto riguarda le soluzioni, quelle più complesse, dove c'è un'automazione, lì il mercato non si è fermato, c'è sempre richiesta di soluzioni personalizzate, customizzate sul cliente, dove c'è una grande automazione. E infatti, come vedete anche nel nostro stand, ne presentiamo tante di automazioni, ognuna con la sua peculiarità, proprio per andare incontro alle esigenze del cliente. Allora, in conferenza stampa avete dichiarato, è stato detto che la filiale italiana, il mercato italiano, è il secondo mercato più importante in Europa. Qual è il segreto di questo mercato italiano che è sempre avanti nei ranking della Harburg? Diciamo che in Italia abbiamo una struttura che è da 25 anni sul territorio, siamo più di 40 persone e abbiamo cercato di differenziarci e specializzarci su quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Pensiamo di conoscere molto bene il mercato e questo ci aiuta appunto a servirli nel modo migliore possibile. Questo, secondo me, è il nostro segreto, sono le persone davvero che fanno la differenza. E tra l'altro so che state ingrandendo lo stabilimento Harburg Italia, vero? Sì, è vero, diciamo che raddoppieremo la superficie utile, quello che al di là degli uffici che comunque saranno riammodernati e ingranditi, quello che è per i nostri clienti è la parte di showroom, lì si raddoppierà, anzi più che raddoppierà perché verrà utilizzata una parte che prima era dedicata a uffici e quindi sarà, diciamo, la casa di Harburg per l'Italia, così come c'è la sede tedesca che accoglie e mostra la tecnologia Harburg, anche per l'Italia avremo una degna sede per i nostri clienti. Bene, in questa fiera una delle parole chiave è stata sostenibilità, anche circular economy se vogliamo, però diciamo il green e quant'altro. Ecco, in che modo Harburg ha affrontato questi argomenti? Diciamo che l'impegno di Harburg va in tre direzioni fondamentali, quelli che sono i servizi, le macchine e la produzione. Produzione, nel senso che la nostra produzione in Germania, sia per quanto riguarda l'energia e i materiali, tiene conto di questa problematica che è sempre più attuale. Per quanto riguarda la produzione dei nostri clienti, le nostre macchine hanno tutta una serie di software che permettono di gestire anche materiali riciclati. Per quanto riguarda sempre anche il discorso servizi, noi forniamo dei servizi per cercare di tenere sotto controllo anche i consumi, gli scarti, l'efficienza della produzione dei nostri clienti e quindi migliorare e evitare sprechi e riduzione di consumi energetici per i nostri clienti. Anche questo è sostenibilità sicuramente. Benissimo, quindi sostenibilità, successo in fiera. Tutte parole che si coniugano benissimo appunto con Harburg e con Harburg Italia, quindi vi rimandiamo, se volete avere più dettagli, anche all'online, e so che c'è anche un'app con cui è possibile ordinare direttamente una macchina. Esatto, perché l'altro grande tema oltre alla sostenibilità è la digitalizzazione. Digitalizzazione è anche il nostro nuovo portale che viene lanciato appunto con la fiera AK, un portale a servizio dei clienti dove il cliente può configurare la propria macchina. Ad esempio la nostra macchina, il modello che presentiamo, il modello 270 Compact, si può configurare direttamente online e ordinare anche online, ma nella normale vita dei nostri clienti ci saranno i ricambi, ci saranno i servizi che possono ordinare tranquillamente in maniera digitale, venendo incontro ai tempi moderni, insomma, che esigono questo. Perfetto, quindi Harburg digitale non, ovunque vogliate, anche sul vostro cellulare.